Salve a tutte e tutti, amici miei. Qui ancora una volta il vostro Senten Chan e vi voglio fare un tutorial perché ultimamente ho avuto dei problemi con il mio tablet economico. Mi scuso per non aver fatto altri video, avevo tanti argomenti, ma ho avuto un forte mal di tosse, cioè sia ho avuto un forte mal di gola prodotto dalla forte tosse che ho avuto, quindi un forte mal di tosse. Però adesso bando alle ciance e iniziamo questo tutorial in 3, 2, 1. Bene, allora vi dicevo, già ho fatto due tutorial su questo tablet, su questo benedetto tablet. Si tratta dell'incredibile tablet Eurocase, che qua vedete, EUTB 710 MDQ. Adesso passiamo ad accendere. Si vede il robottino Eurocase. Veramente è un problema che ho avuto da giorni. All'inizio appariva come tenue, nel senso che poi il tablet si recuperava, magari riaccendendolo. L'animazione. Ed ecco qua, già si capisce d'entrata il problema che verrà. Me l'ha iniziato a fare in forma soft. Poi però è diventato sempre più pesante il gioco. Dicevo, poi il gioco si è sempre più fatto arduo. Allora, sblocchiamo lo schermo e ci attende il nostro messaggio. Unfortunately, com.android.systemui has stopped. E ci chiede l'ok di accettarlo. Noi gli diamo l'ok e in pratica è come niente. Allora è molto difficile fare qualcosa con un tablet che fa questo, anche perché non riesco, non avendo i tasti dell'audio, a passare a configurazione d'emergenza. Allora devo cercare in una frazione di secondo di entrare in configurazione, che è molto difficile, soprattutto quando si filma. Però c'hai un decimo di secondo e io riesco a entrare in configurazione se uso magari le due mani. Poi in configurazione le ho provate di tutte. A volte basta spegnerlo, riaccenderlo e funziona. Una caratteristica è che a volte riesce a filmare con audio, incluso stando così. Poi però come riscattare i dati che si filmano nella memoria interna è un'altra cosa. Però a volte quando vai in applicazioni e funziona così male, che si sospende, c'è l'icona del microfono. A volte invece, quando si accende che funziona, non c'è l'icona del microfono. Quindi deve essere stata un'applicazione che io ho tolto perché non ho usato più, che aveva accesso al microfono e che quando si è levata ha creato dei problemi con il registro del microfono. Non so perché a volte c'è il microfono e a volte no. Però io non so se questo Android System UI has stopped, si è fermato per colpa di questo tablet che è super economico, o per colpa del sistema Android che si è corrotto, del sistema operativo che c'è il 4.2.2, il Jelly Bean,
oppure per colpa di un'applicazione. Premetto che io ho sempre soltanto scaricato le applicazioni sul tablet dalla Google Play, mai da terze parti. Però, come tutti sanno, ci sono delle applicazioni anche nella Google Play che in pratica un'origine che non è chiara, quindi di non accettare di non mettere l'opzione accettare programmi di origine sconosciuta, perché forse l'errore mio è stato quello. Magari lo stesso Spreaker o lo stesso Instagram sono per Android programmi di origine sconosciuta, non si sa. Però la Google Play non ti dà garanzie dei programmi che ha, delle applicazioni. Dicono di avere 1,5 milioni di programmi, però magari anche quelli più importanti della propria Google hanno origini sconosciute. Poi sono molto preoccupato perché mia madre per Natale mi vuole regalare un cellulare per farmi contento. Io sono molto contento di questo, ma dato che mi si è deteriorato il tablet, unfortunately, come punto Android punto sistemugli has stopped, è un errore del sistema. Io sono preoccupato che mi compri il nuovo cellulare e succedano queste cose. Poi anche con le attualizzazioni che non vanno a porto, io sono molto preoccupato. Certo, il cellulare che ho in mente, visto che costano troppo gli ultimi, è un Note 2, però lo vendono nuovo e nell'astuccio. Allora, se ti piace un modello di cellulare, ritorna indietro nella linea del tempo e risparmi, perché io il Note 5 non me lo posso comprare. Anzi, dirò di più, non mi posso comprare il Note 4. Anzi, neanche il Note 3 mi potrei comprare. Allora, ci sono dei cellulari nuovi, non so se li hanno fabbricati adesso o che cosa, come il Samsung Galaxy Note 2, che per me va sempre bene, perché il mio ultimo cellulare, a parte quello con cui mi filmo, il cellulare che vi ho regalato a mia madre, il Nokia Asha 302, che però non va bene per avere applicazioni e programmi, è questo, il vecchio caro vecchio Samsung Galaxy Young 5360. E non so se vendrà in camera, entrando in configurazione, dati del telefono, che ci ha installato Android 2.3.6. Io ho cercato in programmi qua System UI e non l'ho trovato. Quindi deve essere una configurazione, un programma System UI che va da non so se Android Ice Cream o da Android Jelly Bean in avanti. Quindi il mio telefono non mi ha mai fatto apparire nello schermo un messaggio del tipo Android System UI has stopped. O hard stopped, non si è mai fermato, è rimasto nero e con il messaggino che blocca il telefono, come mi succede al tablet. Mai visto questo messaggio nel mio cellulare? Sfortunatamente l'applicazione com Android System UI si è fermata.
Mai in tutti questi anni che l'ho avuto, dal 2013, gennaio 2013, beh, me l'ha comprato a febbraio per il compleanno di gennaio, adesso che sono passati più di 2 anni. Il prossimo febbraio saranno 3 anni. Mai avuto nessun problema con applicazioni che si fermano. Mai. Questo cellulare è meglio del tablet. Ho fatto un tutorial su questo bellissimo cellulare. L'unico difetto, non dico lo schermo o la risoluzione dello schermo, ma la risoluzione della camera, perché se fosse dei 5 megapixel sarebbe meglio. E poi che filmasse non in 320x280, ma che filmasse almeno in 640x480 o in Full HD. E poi la memoria interna, che è molto piccola, 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 così, però è molto bello come cellulare, perché ti dico, non mi ha mai piantato in asso, non ha mai avuto problemi, non si è mai fermato. Soltanto che poi le applicazioni non gli entrano più dentro, perché se avesse 2 gigabit di memoria sarebbe orrendamente spaventoso, sarebbe meglio di molti cellulari di alta gamma. Allora io sono spaventato. Io sono spaventato. Mia madre finalmente mi compra un nuovo cellulare per Natale 2015 e io ho letto in internet, anche in Wikipedia, che il Samsung Galaxy Note 2 già c'ha molte attualizzazioni, quindi come minimo si attualizzerà a KitKat, di cui tutti parlano bene, un gran bene. Ma si potrebbe attualizzare a Lollipop. E io ho sentito che proprio questo errore di sistema e altri uguali, tipo Unfortunately COM Android System UI has stopped, si relazionano molto con l'update a Lollipop o Lollipop. Quindi ci manca solo che mia madre mi compra questo nuovo cellulare, che per contingenze economiche dovrà essere il Note 2 e non il Note 5. Che ci costa lo stesso un grande sforzo avere il Note 2, che nel negozio dicono che è nuovo. E poi si attualizza da solo a Lollipop e si fotte il sistema operativo. Quindi non so se attualizzarlo. E poi un'altra cosa, che non so se come il tablet, per colpa di questo sistema operativo Jelly Bean, che già dovrebbe venire dentro il Note 2, mi apparirà il messaggio Android System UI eccetera. Comunque una cosa l'ho capita. Qua sono entrato in configurazione, applicazioni. E come potete vedere, anche dal mio cellulare, che non mi ha mai dato problemi, sistemi UI e queste cose qua, c'è una opzione che dice origini sconosciute, permettere la installazione delle applicazioni che non siano del market. E io ho disattivato questa opzione perché ho scoperto, leggendo in internet, che molti programmi e applicazioni del market sono di origini sconosciute, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, o che non hanno i certificati di garanzia in regola o attualizzati. E poi anche se è possibile, perché possono entrare virus dai computer. Che c'è il depuratore di USB, no? Se c'è l'opzione di, per esempio, di togliere depurazione di USB, che serve solo per i programmatori, se non mi sbaglio, modo di depurazione al connettere il dispositivo per USB. E quindi di togliere la depurazione di USB
viene in difetto e di togliere il permesso ai programmi di funzionare di origini sconosciute. Forse se avessi fatto così, perché queste cose, queste opzioni vengono in difetto attivate, avrei salvato il tablet. Forse è stato per quello che quando si è disinstallato un'applicazione di origini sconosciute, ha funzionato male e ha tolto l'archivio del microfono che poi fa partire l'Android System.ui.com, quelle schifezze lì, insomma. Quindi vi consiglio di togliere, disattivare la funzione origini sconosciute per le applicazioni e per quanto riguarda lo sviluppo, di togliere depurazione. Io forse avrei salvato il tablet. Sul tablet ho fatto due video, l'Eurocase, li potrete trovare nei miei tutorial. Il tablet che è venuto già difettoso, una porcheria, l'ho portato più di 4 volte al servizio tecnico della garanzia di fabbrica e poi l'ho portato 4 volte al servizio tecnico della garanzia stessa, che se non mi sbaglio c'è ancora garanzia fino a dicembre, però mi sono stancato di andare all'assistenza tecnica. Probabilmente quello che gli farebbero è cambiare la room e mettere una room della Eurocase. Forse se conosco qualcuno ci ho mettere invece una room bruciata, come dicono, no? Cianotic room, qualcosa così. Non so se per la Eurocase, per questa configurazione ci saranno room Cianotic o come si chiamano. Però non comprate cose economiche. È meglio comprare un cellulare di alta gamma invece che il Note 5, il Note 2, piuttosto che comprare un tablet che per quante qualità tecniche e tecniche sia, è di una marca veramente una bufala come l'Eurocase. È meglio avere un modello vecchio, come però nuovo, come il Note 2 della Samsung, prendere un tablet che sia uscito anni fa però nuovo della Eurocase, no, perdono. Dell'Eurocase non prendete nulla, mi sono sbagliato, poi non mi va di correggere il video. Vi dicevo, meglio prendere un prodotto tecnologico, cellulare o tablet. Io il tablet non li compro più, preferisco il cellulare. Mi sono bruciato una volta col tablet, però è meglio prendere un cellulare uscito 2 o 3 anni fa di gamma alta della Samsung, piuttosto che prendere un tablet della Eurocase che può avere una promettere prestazioni mediane, poi essere una chiavica. Io questo non lo porto più a riparazione perché mi costava di più andare con la macchina al centro, pagare il parcheggio e tutto, e poi l'assistenza è gratuita. Ma intanto ci sono andato 8 volte, garanzia del prodotto e garanzia stessa, e non mi conviene più. Forse gli farò mettere una room bruciata, forse lo intenterò io, tanto non si può più usare. Il problema è che non, una volta si accendeva e una volta rimane bloccato, ma adesso rimane sempre bloccato. Allora come gli posso mettere la room? Non gliela posso mettere. Magari un tecnico sì, io non capisco. Ecco, quindi se qualcuno vuole mi consigli, il Android System UI appare ormai sempre, anche quando lo rinizio, anche quando entro in recovery e scelgo tutte le opzioni di recovery. Si può cambiare la room o è già da buttare il tablet? Bene, questo è stato il mio tutorial di oggi. Lo vado subito a caricare e non parlo più. Primo, perché mi sta a venire la tosse. Secondo, perché poi il video si fa troppo pesante. Allora, mi scuso con voi di non aver caricato molti video ultimamente, ma sono stato male con la tosse. Però, per farmi perdonare, ho fatto questo di video. Quindi vi saluto a tutte e tutti, arrivederci e grazie di seguirmi. Ciao! E questo è stato il mio tutorial del mese. Chissà poi se ne farò un altro.
Probabilmente quando riuscirò a farmi regalare il Samsung Galaxy Note 2 per Natale. Ciao!